Allora, siamo in partenza, poi in italiano, poi in dialetto. Va bene, stessa. Tanto e poi capisco tutto. Per il secondo dei nostri giri, nostalgici tour, diciamo, no? Ne abbiamo già fatto uno, partendo proprio da qui a maggio, quando siamo ritornati nei nostri cortili, nei nostri angoli di San Lazzaro, ed è andato bene perché ha suscitato interesse anche al di fuori dalla nostra gente. Ancora di due feste che erano poi di vita. Nella sala prossima, iscrivetevi, seguitevi. Questa volta invece abbiamo la meta, sono le nostre trazioni, tre quarti, due quinti, tutti a terra. Quindi facciamo un giro là dove sono nati o comunque hanno vissuto, a cui io. Sì, perché se andiamo da due siamo nati che andavano anche loro. Stai da porto. Non diciamo alla Rosa, cosa siamo alla Rosa? Lo sai, Durano è stato un racconto. Quindi, Mezzano. Parla, ce le ho anch'io, quelle di una volta, quelle tutte ricamate, quelle che faccio qua a telaio, brava. Ce le ho anch'io. Io uso quelle di solo che io, sai, non le posso perché si sono asciutte. Io faccio fuori in giardino e un po' dentro il bisogno, un po' fuori, perché pioveva, che pioveva. Ma qui sono il pavolino, ma qui il pavolino, sai quelli di Carla, non so se ieri mattino, venerdì mattina, perché tu non sai chi è nato la Muscarella, guarda che io l'ho conosciuta prima di te. Sara è nato un investimento. Chi è che fuma da tra per terra con la macchina? No, chi guarda, beh, 5.000 metri quadri. Ciula, no, ma la conosco. Fuma? Fumo un ritrovo strumo che tutti i venerdì, sabato e la domenica. Camere da letto comprese. Io tu ma qua, on, don, fio e tutto il re. E io ma chi fumo il weekend? E no, brutta la faccenda. Le belle e la resterà agli atti. Meno male che il mio amore va a nascere in Matveo. Mi corriva. Una bella idea. Il venerdì di sera sarà la Ele, facciamo fare un agriturismo. Lei ha la licenza, è alberghiero, la cuoca, mia figlia. E vado a Doncan, non esiste, no? I vanno in mero. Io faccio anche la lavapiatri, non fa niente, ma non mi chiedi un po' di me. Ma sì, ci stavi sciolto. Quello è il problema. Porca pensare miseria. Quanta gente abitava qua. Se invece di Vegantan, a Gardavega, era un paese, mezzo paesino, sì, quante famiglie che abitavano qua. Miseria, e poi viene rilocato così, è brutto, perché
poi ci ha portato all'industrializzazione, ha portato a svuotare le campagne. Ma stanno ritornando pian pianino. Ma anche perché noi eravamo molti, molti. Però ecco, al massimo fino lì. Come si fa? Niente, volevo dire che io... Aspetta, lascio venire sì. Un po' tutti, così si sentono. Guarda che hai un che facevano i salami? Sì, c'era... allevavano i maiali, i pugni, e mio papà era proprio addetto a curare ed allevare i maiali. Mio quindi a casa vostra si mangiava un salame che era una sì, veramente. E io quando sono nata abitavo in una casa che era là in fondo sulla costa. Infatti stai disegnando adesso ecco, Giulio. Giulio lo sa che però bisogna passare dal sentiero sotto per vederla. Ecco. E poi a 6-7 anni siamo venute ad abitare in questa casa fino ai 16 anni. Perché mi ricordo che andavo a scuola a Pavia il primo anno e prendevo il pullman lì, quindi 15-16 anni. Poi siamo venute ad abitare a San Nazaro perché poi hanno chiuso, no? Se c'è un cane. Comunque era enorme, niente. È così, perché era. Perché qui sì, qui c'erano i legumini. C'era una serie di case anche lì. Marchini Antonio Maschiazzo vendeva i televisori e quando con il salame il turno del salame era Zanola ma chi? In fondo là c'era addirittura il negozio, c'era il caseificio perché facevano anche i formaggi. Sì. Ma che anni erano quelli lì? Perché io sono nata nel 57. Quindi siamo andate via che avevo 16 anni, fai tu negli anni 60, degli anni 60. Tu non ti ricordi 57 di nulla? Ma io ho questo ricordo che venivo qui con le suore per il banco di beneficenza, ci davano tutti le zucche. Quindi sì, andavamo a casa con le zucche, diventavano premi per il banco di beneficenza. Però sarà un po' dopo, perché 49-50, perché poi qua sì, ho 14 anni per venire qua con le suore. Sì, qua, non ti ricordi quando c'era il salumificio Gianola, quello in paese? Beh, quello in paese dove hanno fatto quando c'era l'uno, quando c'era quello lì, vendevano i formaggi, era qui, sì, infatti il caseificio Gianola, che poi anche qui, scusa, il caseificio era fatto. Lino Santi, quello che poi si era separato, sai quello che andava in giro sì, che conosciamo la sorella. Ecco, Lino Santi era il casello, infatti chiamavano il Lino il casello. Ah, era lui che faceva. Sì, sì, però finché era aperto la San Nazaro era aperto anche qui. Ma adesso qui vive qualcuno che vede un cane? Ma probabilmente sì, perché questa casa è ristrutturata. Ma anche di lì vive. Lì non c'è, mi sembra. C'è una parabola nuova, un'antenna nuova. Mi sembra strano qua. C'è un cane? Ma è proprio diroccata. Il tetto dovrebbe cadere in testa a momenti. Fammi vedere. Sembra impossibile. Abbia pazienza, ma che fa? C'è una parabola. Sì, ma con gli antichi Edoardi, no, perché gli Edoardi... Ah, li parlo di più. Però no che con l'aria lì, con la mente. Sì. No, comunque... Non è denutrito, quindi penso che li portino da mangiare. Sì, poi che il calbido... No, ma la della Silvia, è la parabola. Giovanni, hai la freccia accesa? Ma vedi che c'è anche il bidone di quelli nuovi che hanno adesso? Quindi probabilmente c'è pure uno stendino, Perché qui altre case non c'è nessuno, perché vedi, quelle là sono proprio diroccate che è caduto addirittura il tetto. Perché poi, dopo questa casa, vedi lì basso, c'erano per i maiali, per cui non ci sono altre case. Ma cosa chiama in italiano? Stabio? Era davanti. Stabio!
La porta d'ingresso. Ma cosa stiamo a dire adesso? Stabili così. Stadio. C'è un stadio. Ci sarà qualcos'altro. Lei che fa? No, ma lo so. Sì, come ci va a combinare? Se no si sta sentendo un business. Sì, il formaggio intero. Cinque trivot me ne renato, ma fai un business che ti farò nei fitte che sedenta, ti è Giulio. Sì. Ti e la rinuccia, fate lì, perché? Sì. E entrate voi che volete venire. E noi mo fuori, le tre erano freddo. Che balofo! Che balofo! La certezza poi di quello che stai dicendo. Noi ma il venerdì da sera piantumo caffè, fiule in dom, perché? E noi mo fuori. Come venerdì, sabato e domenica, mangiare e dormire chi no? Si vede passando dalla Sentiero. Fiume? Certo! 5.000 metri fa. Volume! Volume, cantumo. Mangiume. I soldi che ho. I soldi andiamo in banca, andiamo alla Santa Paola e di Roma. Sono chi? Sono un business. Dopo i milioni. Renato, scusi. Dice alla scala. I ragazzi, i bambini di mezz'anno degli anni 50 non si quello tutti chi. Ecco. Poi quanti, siccome i fiori crescivano, allora gli fai i cali sulle rampe e chi le stai a ristrutturare che sta in dipendenza sarà. Qualche meglio di ogni stamia da Sanasà perché aveva bisogno di una capia in terreno per andare con la carusella con mia mamma. Sanasà trovava niente, sogno chi. Che sarà che mi ha dato la cacchicchia, era comodissima, mi aveva la stanza base, il bagno per mia mamma. E lo fai fare col marciapiede che almeno mia mamma le veniva a fare con la carusella, nella mativa lì. Beh, pensa che mia mamma, prima lavorava in ogni piaceva proprio sta qui, perché non fai tanta compagnia alla gente quando viene col mago. Lei ormai l'aveva imparata anche se era orba, e gli accusiva del passo. Ecco. Lei le diceva, arriva la Camilla, arriva il Pierangelo, arriva il Valerio, lei accusiva tutti. I fiori stavano all'appuntamento, ci troviamo dall'Evelina e lì chi davanti le ritrovo. Lei la sa mai senti solo un momento. E quella roba lì si chi? E lì è il sacatoio. No, lì prima, sacatoio era davanti chi? Vedi che la trebbia di mia cos'chi la stanza andava a dormire i mondani? La ruota faceva funzionare la trebbia. Io ho un progetto caro della mamma era una mondana. Quanto ne arrivava tu? Arrivava 230 da Brescia. Mia mamma da Brescia l'arriva e la trovava papà. E lì stanza che vuoi? Che chi le stanza andava a dormire i mondani? E la mia chiesa, il tumura? Grazie. Perché no sento un urasso? Non reinventa. Perché no sento un urasso? Sì, quel che. No, sento un urato. Sento un urato. Perché no? Te lo dico alla sua. Che maniera è? Mia mamma la. Adesso non sono capace. Sì, quel che. Adesso te che lo fermo a fare fotografie su Moroni. No, ha girato nel selfie, non sono più capace di girare. Che cosa facevano? Fino alla terza elementare, poi quarta e quinta venivano da Sannazzaro. Ah, quarta e quinta venivano di là. Quindi prima, seconda, terza, poi quarta e quinta di là in via Marconi. Sì, via Marconi. Via Marconi. Però qui poi le scuole le hanno chiuse definitivamente, sarà stato 65-66, perché poi ha messo il pulmino che il pulmino veniva a prendere prima delle 8 chi andava a lavorare e poi alle 8 e mezza i bambini che andavano a scuola, andava chi andava alla Barossa. Ho capito. Aspetta, però quelli della mia età, che io sono del 50, quelli indietro, fino a 54-55 di nascita le scuole le hanno fatte qui. Le fate qui? Ti volevo dire che quando eravamo bambini questa era la nostra piscina, che era pulita ovviamente, e noi bambini venivamo a fare il bagno. Quindi figurati, ormai è tutto diroccato. Era la piscina nostra, dei bambini di mezz'anno. Sì. A parte che andavamo anche nei fossi per quello. Ma prima non era quella che sono stata scelta? Io ho
anche da qui. Quando era scaduto il contratto, che ormai Cesare era morto, che era scaduto il contratto, non gliela più la moglie aveva chiesto di andare avanti. È dell'ospedale, non era dei Saracco, eh. È del San Matteo, hai ragione, del Policlinico. La fanno andare loro, però la concessione, avevano i contratti, 9 anni per 9 anni. Poi quando due volte che ero qui, io sono scaduti i contratti, a lui gliel'hanno rinnovato ancora con un prezzo favorevole, così. Poi invece dopo che è morto lui, gli è andato un anno di tempo per... Poi ha fatto... E chi gliela critica? E critica chi gliela abbandò. Sì, infatti lì che stava qui, la seconda casa questi... Così è stato giusto, la freccia, ho c'ho la mia macchina, non è molto clenue, eh? Ciao, spettacolo, ho c'ho la tua, né, Silvia. Allora, suba ferma chi perché sonna su chi, anzi la ghiera la sura Elsa e snasiva in ca, erano gli anni 50, diciamo 50. Era un po' più segì che adesso, perché adesso è un po' che poca gente niente. Lei la stava lì riva e giocavano da piccolo. Era una squadra a Fiulen e Fiulen, sì. Tutti di disperati. Perché... Sì, si davano sempre snoggi plà, sì, perché erano sempre in terra. Sì, gomiti rovinati. Perché poi con la strachina erano asfaltati. No, e perciò se la... no. Oh, guarda. Andavano tutti a scuola in bicicletta, le mamme non ci accompagnavano, ovviamente. Non avevamo se quando fiucava andavi un'ora prima con la neve e gli andavano, avevo mai perso un didascolo. Non avevo mai perso un didascolo. Mai. E invece adesso due centimi di neve. C'era un contento. Alla primavera andavano a Viole e alla Riesce, sì. Che adesso è uno schifo guardarlo. Ma allora aveva una bella acqua limpida e tutti i bambini portavano a casa dei gran mazzi di viole. Io si vede che avevo qualche idea già di tipo ecclesiastico, perché facevo tutti gli altarini e mettevo i fiori. Sì, ma poi favano i picnic, piavano sulle merende, andavano da lì per la strada della Grava Sola. Ci divertivamo molto. I genitori lavoravano tanto. Mamma e papà lavoravano, sì, qui c'era la segheria Malè, si facevano gli imballaggi, le cassette, mia mamma ha lavorato lì per parecchio tempo, con i ragazzi Valè, con la Franca Valè giocavamo spessissimo. Poi giù un po' qui c'erano delle altre case abitate da signore amiche di mia mamma, e ce n'era una che si chiamava Agnese Belesso. Era io in l'Agnese Belesso la fava i quartieri d'oca sotto grasso, wow. E le dava ai bambini, faceva la merenda, non aveva figli suoi, ma faceva la merenda per i bambini, era una merenda squisita. Credo. E un altro ricordo che ho è che si sgranava il mais, le donne la sera sgranavano il mais, e i bambini giocavano nel cortile di questa scartusa signora in la Marga, Belesso. Scartusa. E devo dire che sono ricordi belli, era una... L'era Ginkla lavorava in campagna, certo. Ma diciamo che e c'era più serenità. E per quella malga fa venire i grossi occhi, gli avevano il piderio dei bucaiocchi. Però le ingozzavano. Certo. Però ti bello con chi massava il mio occhio. E poi fammi i quartenti e mi tira via sotto grasso. Lei sa da me. Sì, che è una volta la Franca Valè aveva perso la carnata d'oro. Ha più trovato,
più trovavo quanti ammasai ho in un predè di un'oca no. Che era la cannata, giuro, l'ero qua e l'ero qua a culare no, l'abbiamo detto l'altra volta sì, è un'altra roba, mi ricordi una fai una caccia al tesoro e gli era scritto a un certo punto sotto un albero Pirela la salva sì, sì, salva Pirela salva Pirela però da quel giorno a quell'altro forse la barca chi è perché per la fonte che non lo Pioppo ci presino la fonte che è una grossa che la chiamava la fonte ma, sì, ma non perché eri gatto, perché si chiamava più gatto, il Pirela diventa si per dire che un Pirela per sé. Era sempre sì, perché stimavano il Pioppo è alto. E tu non è che si dice Pirela, è un Pirela. Perché il Pioppo è alto. Perché è alto. È una Pirela. Meno di gatto. Andavano a piallata alla curdigata, colpini a te. Erano i tempi in cui andava via il mezzo litro di latte con noi spugnatini e ghera d'oro, tutta una famiglia di scapoloni. D'oro? All'altra andava via da d'oro. Il papà dell'Angela? Scusa, ma là in fondo che stavano i cecchetti? Lì che stava cecchetti. Ah, perché me ricordi che la Liana fa i neri insieme a me e la Tonina. La Liana la gava la metà, però forse era stai bugia perché la Liana gara la metà comunque era molto brava mi ricordi lo so no che c'è mai una volta con suo fratello ma in quei posti ma non so dove c'è ma alla ferma perché lui era ancora quella con la Liana no? E allora adesso quando è il passo da lì glaciami so che abitavano in quella villetta là tu che era in fondo che era la che se ne era in nord che era la casa in Francesca che era la nostra coetanea ecco, e poi si arrivavano lì ciò il problema però ecco, una campata di e poi avevamo il cavone che lì ma era la nostra sì, spiaggia il cavone e il cavene noi andavamo lì quei più sei grandi fanno il bagno il cavone sembra e quei più sei piccoli il cavene era il pianchin che dividiva con spugna sì, sì, da mondo chi che era cantato sì ma le il cavone tu l'avevamo spiegato molto era una piscina olimpiosa ma adesso si è diverso andiamo alla stiva con in talletto io sono andata a Centaio un fratello di miseria la stiva è l'ogna 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 una volta alla settimana una volta alla settimana è rigorosa anche perché la doccia metteva partendo più pulita la drubiva il metal la stiva è tutta della bruscarella ricordi ho chiesto ieri al Dante Cuneo, che molti lo conoscono, sì, no? Sì. Perché sua moglie, la mia cugina, molto ieri, proprio nata qui anche lei, mandì la riunione di Prim con te privi da Lestra. Però io naturalmente non ho alcun di prima poteva essere questo, poteva essere quella lì, vabbè comunque non è prima. Magari che accula l'ana però. Magari che accula l'ana. Non è mica Jesus no, ma non è mica comunque. Perché anche il porti? Dai, questo andiamo a ritirata col porti là. Allora, 70 anni, te manco, quindi... Mai venuto, mai una vita. Io sono... Ma sì, passavo, forse. Ma non a fermarmi a vedere dove. Sono stato tre anni e poi siamo andati. Perché? Una cosa. Io sulla carta d'identità risulto nato a Mezzana Bigli, perché qui siamo a Mezzana Bigli. Riga la Buscarella, Lager Savasini, due frazioni di San Lazzaro, Nucchi. Siamo a Mezzana Bigli. Ma tu non lo sei? Sei nato a Mezzana Bigli? Oh già, quante sera? Per forza. Sì. 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 Sì.
Vince Savaldini, c'è da là. Guarda te, in mezzo a due frazioni. Ci sei uno. Lui sbalava con giù. Ecco, e loro mi lo sui. Ma è nostra. Mio papà sì. Consideriamo come lazzarese d'oro. Allora, io sono nato 5 giorni dopo di lui. E di questo me ne sento allora ti sei messo lui più vecchio allora non è un gemello io sono un gemello cala la peruccia gatti che sì, l'altra no, volta no. 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 Ehi chi l'è? No, 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 basta, io non ho altro perché chi si ricorda. Ultima cosa, prendo uno a mangiare. Dopo i 3 anni, penso, no? Siamo tornati in quella casa lì dove abitava mio papà, a Chiave. Sì, no? Papà del Marco. Sono nati lì loro. Sì. Loro ah sì, anche lì, loro? Sì. Ah, certo. Due cose mi ricordo. Sotto quel portico lì, che secondo me era il Gheragiamo, perché sì, qui era un'azienda agricola. Sì, cioè, di Puglio. Esatto, quindi... Ah. Di corti. Napoleone. L'uccisione del maiale. Da bambino. Ne ho viste migliaia. L'ho visto appeso. L'ho visto a me. Che quando poi hanno fatto l'albero degli zoccoli, che c'è la sequenza. Un déjà vu. Da bambino, una roba bruttissima. Non sei rimasto. Non voglio sapere. La pistola, scusa, buttando lì al macello. Portava lagna. No, perché lei, quante melone non passava il pozzo. Bindu, adesso che la cacca è dentro, non è che adesso è la no, no, no. Comunque quello per me è un ricordo incredibile perché se scappavo più giù me ne avevo a 6 anni poi sono venuto a mangiare mai più nella mia vita però quello me lo ricordo secondo e ultimo ricordo mio ma non ci fermiamo in due Rosalia c'era l'osteria no là in fondo dove adesso hanno messo i migranti. Ah. È vero? Sì. Lì c'era un'osteria con un cortile davanti. Sì, no, l'osteria da lì. No, si chiamava Da Rosalia. L'osteria Gresa. Era l'Aldo, l'Aldo, si andava di fare merenda, scolpava i salami, esatto, sì. Esatto, su. Allora, sì, lì, una volta lì nel cortile, sera, è lì che ho visto il mio primo film, perché gli attaccassi un lince, classico lenzuolo, l'attacca al portico, a me lì, no? Fuori all'aperto, sarà stata estate, hanno portato un proiettore e hanno proiettato un film. Di cui io ricordo una sola sequenza. Cioè? Un cavallo bianco centenario. E ti sei scappato? Ma che ti sei scappato? Era no la portata a Pogliotto. Il titolo del film? Te lo ricordi? Titolo no. Quanti anni avevi, Renato? Era un western. 4-5 anni. Era bianco e nero, naturalmente, ma non saprei dire altro. Però l'immagine è rimasta impressa. Sì, dico, voi te l'hai visto cavalieri.
dopo però c'era il cinema a Palocco. Sì, sì, vero, quello... vabbè, sì, c'era il cinema. Ah, sì, c'era il cinema alla Balossa. Come si chiamava? Quando leggerete l'articolo di Oreste Ciocale su Tantan, ha conosciuto la Giuseppina Carena al veglione di Capodanno. Cugina, Capodanno mi fa venire il veglione alla Balossa, caro mio. Mia nonna era Carena. Ricordo. Mi fa venire il veglione alla Balossa.